Tra poco eseguiranno questo brano meraviglioso che nasce da una lettera d'amore di un figlio a un padre, lo canteranno qui dal vivo, ma prima, poi arriveranno Adriana e Antonella per Tutti Cantano Sanremo, avremo anche notizie che riguardano i duetti a Sanremo, perché stamattina Fiorello a Viva Rai 2 ha spoilerato praticamente tutto quello che accadrà. Ma ci fai ascoltare i tuoi più grandi successi? Sì, con grande piacere, perché così almeno accattiviamo i giovani ed è un bel ricordo per le persone. Che bello! A bella ma! Sandro Giacobbe! Grazie. Signora mia, non riuscirei a dormire se lei mi mandasse via. Lo so che non è l'ora, ma io devo dirle che, signora mia, sapessi quante volte ti ho sognata e nei miei sogni ti vedevo addormentata. Finestra chiusa, immaginavo tutto, non domandarmi cosa. Già scompiglia il mare, ma sto naufragando anch'io. Non so dimenticare chi non m'ama più. Le regole del gioco tu le hai rispettate poco, e di notte io non mi addormento e sto come un bambino qui a immaginarmi ancora quando c'eri. Scherzo m'han fatto gli occhi miei, credevo che fossi tu ed era lei. Poi mi sembrò naturale guardarla così come guardo te, perché sei uscita, perché m'hanno fatto di un tramonto dove ci si può specchiare. I tuoi passi all'improvviso è un tuffo al cuore immenso, se ci penso. Se ci penso. Sandro Giacobbe, a bella ma, che bello, che bello. Oh, ma mi hanno depistato. Cantano. Cantano più loro di loro. Però adesso arriva Andrea, vieni. Arriva un momento davvero emozionante. Quando una canzone nasce da un sentimento, quando la canzone nasce da una lettera d'amore
di un figlio a un padre. Lettera ad un gigante. Sandro e Andrea Giacobbe dal vivo a Bellamà. Seguo e imparo a camminare, sto attento a dove metto i piedi, fai attenzione pure tu, perché seguirò i tuoi passi, un tuo dito nella mia mano. E imparerò e volerò e crescerò e mangerò con te vicino, con le tue mani da gigante, puoi accendere le stelle. Se mi prendi sulle spalle, farò solletico alla luna, proprio prima di addormentarmi. Raccontami le favole sugli angeli incantesimi e chiudo gli occhi. Voleremo al centro della terra, aquile reali in cerca di colori, arcobaleni mai dimenticati, volteggiando in cielo come due campioni. Non capisco quale lungo viaggio tu dovresti far senza accompagnatore, e non mi dire adesso che è già tardi, l'universo è ancora tutto da scoprire, e se mi lasci adesso ti giuro muoio, muoio, io muoio. Una farfalla ricorrente nei miei giorni più importanti, gli mancano solo le parole e canterebbe una canzone, poi si appoggia sulla mia testa e scivola dolcissima una lacrima salata sulle mie dita, e portami stanotte nel tuo viaggio d'avventure con te. Centro della terra, a vivere a ricerca di colori, arcobaleni mai dimenticati, volteggiando in cielo come due campioni, diventeremo belli come gli aeroplani che disegnano figure in mezzo al cielo, ci butteremo forte giù in picchiata e a mille miglia allora torneremo in volo. Con le tue mani da gigante. Sandro ed Andrea Giacobbe a Bellamà. Che bravi, che emozioni, mamma mia. Che emozione, il pubblico è in piedi. Che emozione. Venite qua, sedetevi accanto a me. Venite, venite qua. Dicevi, Sandro? No, volevo solo dire, prima parlavamo di Sanremo, il nostro festival di Sanremo per Luigi è qua. Grazie a tutti voi, perché questo... Vi questo prendo i vostri microfoni per cantare, ma veramente è bellissimo, è stato un momento grazie, molto sentito, e penso che a casa abbiano, come dire, accolto le tue parole con gioia. Allora, i concorrenti di oggi, Sonia e Raffaella, hanno curiosità su Sandro e Andrea Giacobbe. Sonia Petrecca? Sì, io volevo chiedere a Sandro, so che hai composto alcuni brani per lo Zecchino d'Oro, e quindi ti volevo chiedere come ti sei avvicinato a questo tipo di scrittura di brani per l'infanzia. Allora, io avevo un ufficio a Genova tanti anni fa e non sapevo che al piano di sotto c'era un vecchiettino, un signore anziano, che era un ammiraglio della Marina in pensione, e un giorno mi ha fermato per strada
e mi ha detto: lei è Sandro Giacobbe, il cantante, allora guardi, io faccio dei testi che ho già fatto per lo Zecchino, perché io ho dei nipotini, mi deve fare due musiche per lo Zecchino d'Oro. E così io ho detto. E qual è la prima canzone che hai scritto per lo Zecchino d'Oro? Sette note per una favoletta. E come faceva? Adesso me la ricordo. Sette note per una favoletta, sì, tu la ricordi? Sì, no. E l'altra? E il sole e il girasole, e anche quella non me la ricordo. Non te la ricordi? No, no. E perché, vabbè, sono canzoni che avevamo scritto. Ma poi il testo hai scritto tu? La musica. Ah, la io musica. Ho sempre fatto. Non lei, il testo li faceva lui, perché aveva i nipotini e aveva già fatto canzoni. E abbiamo fatto, siamo arrivati una volta secondi e una volta terzi. Quindi... Allora, in regia, Salvatore Perfetto, gli autori Filippo Mauceri e company, se trovate queste due canzoncine scritte da Sandro Giacobbe, la musica, le mandiamo in onda magari. Allora, Raffaella, a te curiosità? La mia sì, è una domanda un po' più birbantella, sì. Anche se questa canzone mi ha toccato tantissimo, quindi sono un po' commossa. Com'è credevo fossi tu, invece era lei, ma tu quindi da ragazzino questo fatto degli occhi verdi di tua madre ti ha un po' ispirato? Cioè, è successo che avevi una fidanzatina con una bella mamma che ti è piaciuta e hai fatto un Raffaella. Po' il birbante? Scusa, a 20 anni, i miei amici a 20 anni l'hanno fatto, quindi io mi chiedo, non lo so. Allora, guarda, quando è successo questo fattaccio, io avevo 19 anni, 18 anni, la ragazzina con la quale uscivo ne aveva 16, la madre ne aveva 35, voglio dire. Lo vedi? Quando Raffaella. Ti trovi di fronte a una mamma di 35 anni che ti dice ti faccio un caffè, cosa gli dici, no? No, è che la Ruzzini voleva essere al posto. Dici? No, dai. Ti piaceva sì. Giacobbe? Molto. Beh, lui ci piaceva un po' a tutte, eh. Cioè, avevamo a chi di voi piaceva che era... Guarda, 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 guarda. Carolina, prendi un microfono, Carolina. Carolina, date un microfono a Carolina. Carolina. Carolina, eri pazza di Giacobbe? Ma tanto. Ma scusa, quando eri pazza di Giacobbe, eri già con tuo marito? No, no, no. E allora... Cioè... Ma come no? Ma come no? Ma la bellezza, sì. Carolina, scusami, ma la bellezza era quella, cioè un po' la trasgressione doveva essere quella. Sì, vabbè, ma nel anche pensiero, se piaceva mio nel marito, pensiero. A me piaceva lei. Bravo, bravo. Ma vai a dare un bacio a Carolina. Ma con me, ma due, Carolina. Sai che Carolina è la nostra Lady Gaga, Andrea, guarda che miss che ha. Allora... Facciamo una cosa, Restuccia, novità dal web sui due Giacobbe? Eh sì, perché per conoscervi meglio sono andato sui vostri profili social, ma alla fine non mi sono soffermato proprio sui vostri, ma su un terzo, per trovare questa foto che vi faccio vedere. Sì. Il profilo chiaramente è di Marina, quindi sì. Sua moglie. E ho selezionato questa foto perché è bellissima la frase che ha scritto: noi, primissima foto in assoluto. E la cosa bella di questa foto è che poi voi ne avete fatte tante altre, ma questa è la prima. E ha un valore particolare. Allora ho pensato di chiedervi: condividete con noi un'altra prima volta che vi è capitata nella vita e che insomma ha un significato particolare? La prima volta bella, ma dai, scherzo. La prima volta, dai, ma sto scherzando. Ma sai, la prima volta direi proprio il primo festival di Sanremo, perché è stata un'emozione talmente grande, talmente bella. Chi lo presentava la prima volta che sei andato? Giancarlo Guardabassi, che era il mitico dei dischi caldi, eccetera. E la tua prima volta, Andrea? Ma io mi fermo proprio alla prima volta che ho cantato una canzone insieme a mio padre. Quindi per me questa oggi. È oggi, questa la mia prima volta. Scusate, non ho capito. Cioè, voi in TV è la prima volta che la cantate? Sì. Sì. Grazie. È quello che ti ho detto, che è il nostro Sanremo. Ma che meraviglia, grazie di cuore. Guarda. Benvenuti, avrei voluto dire. Sole girasole con la musica di Sandro Giacobbe, bravissimi. Il testo Perfetto, di Carlo Mauceri. Trapani.
E l'altra come si chiamava? Sette note per una favoletta. Sette note per una favoletta. Ce l'abbiamo per caso? La cerchiamo. Perfetto, dice la cerchiamo. Va bene così. Allora...